Ebbene sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare di Primavera 2. Quest'oggi in realtà solamente una partita, perché nelle scorse ore la partita da Crotone Regina è stata rinviata a data da destinarsi, quindi vedremo quando verrà poi recuperata, però il motivo in realtà non è stato reso noto, quindi bisogna un po' capire perché e il per come. Però quest'oggi commentiamo solamente il Cosenza. Cosenza che a dispetto della prima squadra che a Terni perde 2-0, almeno per la primavera, in realtà qualche ora prima, vince 2-0 in casa della Ternana, ultima in classifica, vittoria molto molto importante in ottica classifica, anche perché l'Ascoli non ha vinto, anche se ha pareggiato con la Lazio che nelle ultime giornate dopo la sconfitta interna con la Regina, la Lazio sta un po' prendendo colpi, però al di là di questo, vittoria di oggi molto importante nel segno di Zilli e Novello, gol entrambi arrivati nella seconda frazione di gioco, una vittoria molto importante perché fa sì che il Cosenza riscavalchi un'altra volta la Regina in classifica, vada a 21 punti e si consolidi così al quinto ultimo posto della graduatoria. Ternana che rimane sempre ultimissima a soli 9 punti raccolti fino a questo momento. E un Cosenza che finalmente, tra l'altro, tiene 3 punti in trasferta che mancavano da diverso tempo. Una vittoria, diciamo, quasi preventivabile, ripeto, considerando un avversario che è in grande difficoltà, come la Ternana, però assolutamente importante per cercare di magari recuperare anche qualche punticino da Spezia e Perugia, che a livello attuale sono a più 5, e visto che mancano una 6-7 partite, sono anche tanti questi punti. In realtà ne mancano 8 partite, quindi 7-8 partite, quindi sono tanti 5 punti di vantaggio, però magari nel rush finale Cosenza che riuscirà anche magari vincendo qualche scontro diretto a raggiungere lo stesso Spezia e anche il Perugia. Sicuramente l'obiettivo a livello attuale è quello di cercare di confermarsi al quintultimo posto della classe e provare comunque a difenderlo fino all'ultimo. In tal senso, prossima giornata, che sarà sabato prossimo, molto importante, qui Cosenza ospita proprio il Perugia, come vi dicevo prima, scontro diretto importantissimo per il centro classifica, anche se il Perugia in realtà può ancora centrare potenzialmente i playoff. Quindi sì, giocherà con motivazioni importanti, Cosenza che però gioca in casa e dovrà cercare di confermarsi rispetto alla vittoria di oggi per rosicchiare punti al Perugia. E soprattutto, come dicevo, poi confermarsi al quintultimo posto, quindi in un centro classifica relativamente tranquillo. Questo deve essere l'obiettivo, secondo me, per il prosieguo e per la stagione intera. Detto questo, mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ragazzi.